naturalmente il piacere di avere qui accanto a me un amico di HTO, il maestro Ferdinando Codognotto. Buonasera maestro. Buonasera a voi, grazie di essere qua presenti, insomma, no? Io ho dato quest'opera in beneficenza ed è un albero cosmico e c'è la maternità. Cioè abbiamo l'albero, il presepe e l'albero realizzato come uso lavorare io, no? Lei lo conosce, è il mio lavoro, eccetera. È piaciuta molto, tant'è vero che già l'hanno venduta. L'hanno già venduto ed è naturalmente uno di quelli, tra virgolette, più costosi, perché naturalmente il maestro Codognotto quando lavora... Ma pare di sì, insomma, no? Sì, posso garantire di sì. Sì, sono contento anch'io per loro qua, insomma, no? Sì, sì. Siamo contenti anche perché appunto i soldi andranno in beneficenza e quindi naturalmente questo fa sempre piacere. Come no, sì. Lei non è il primo anno che partecipa all'Albero dei Centi Autori? No, l'ho dato anche l'anno scorso, anche a Pasqua, ho fatto un'altra bella opera, insomma, no, insomma. E adesso a cosa sta lavorando? Ma tante cose, insomma, no, adesso ho fatto l'Albero della Vita, che è anche quello un concetto molto particolare, faccio continuamente delle cose, insomma. Sappiamo anche che lei è molto legato alla maternità, non è appunto la prima volta che la rappresenta. No, questa è la madre col bambino e anche una Madonna, insomma, no? Questa significa il Natale, poi, insomma, no? Poi mi sembra una cosa esatta. Qua, insomma. Cos'è per lei il Natale? Ma insomma, il fatto che le persone si vogliono più bene, no? Però dovrebbero fare tutto l'anno, insomma, no? Cosa che purtroppo non si fa, lo ricordiamo solo a Natale. Abbiamo un Papa che ce lo dice adesso, speriamo che sia ascoltato, no? E noi ce l'auguriamo davvero. Sì, sì. Maestro, vuole fare gli auguri ai nostri amici di HTO per Natale? Sì, sì, faccio un caro augurio a tutti, no? E spero che tutti si vogliano bene, ma anche tutto l'anno, insomma, no? Grazie mille, e naturalmente anche noi le facciamo i nostri auguri per un felicissimo Natale. Con molto piacere, noi già siamo venuti e verremo naturalmente molto volentieri un'altra volta, grazie. Grazie a voi, grazie.